Buongiorno, buongiorno a tutti, ben arrivati a questa nuova iniziativa, la seconda edizione Next Welfare Fest, un momento di confronto sul valore del welfare innovativo. È stato intitolato Dal salario al welfare, una nuova nomenclatura che sta nascendo all'interno delle imprese, sta nascendo tra i lavoratori. Abbiamo l'onore di avere tra di noi degli ospiti eccellenti per la giornata. Abbiamo la presenza del direttore di Veneto Lavoro, che salutiamo, il dottor Tiziano Barone. Grazie per la disponibilità. Abbiamo la presenza del presidente della Fondazione Comunica, dottor Gianni Potti. Ancora ringraziamo per aver trovato tra i vari impegni la disponibilità a un confronto su un tema strategico come il welfare. La presenza del dottor Luca Romano, l'esperto di Veneto Welfare sul tema del welfare aziendale, ma anche del welfare territoriale, e la coordinatrice dell'unità operativa Veneto Welfare, l'avvocato Silvia Cavallari. Grazie ancora per la vostra disponibilità. Allora, il tema oggi è un tema caldo, lo si sente, c'è una discussione in atto sul valore del welfare, una realtà che sta crescendo, è cresciuta in modo esponenziale, è cresciuto nella nostra regione, ma soprattutto anche in un contesto nazionale. Chiediamo quindi al dottor Tiziano Barone di, oltre ai saluti, diciamo, di darci un primo orientamento di che cosa sta succedendo, e ringraziando ancora tutti i partecipanti. Grazie, grazie Mirko Casteller dell'avvio. Beh, innanzitutto per quanto riguarda l'adesione a questa iniziativa utile e interessante che insieme a Veneto Lavoro e Veneto Welfare, che è all'interno dell'ente che dirigo, l'adesione è stata proprio perché è necessario comunicare continuamente la necessità di capire, di comprendere, di promuovere la dimensione del welfare e anche le sue dinamiche più operative. Ricordo che la norma che ha istituito Veneto Welfare, che è la legge 15 del 2017, nasceva. Prendeva spunto dalla necessità di promuovere la partecipazione dei lavoratori veneti alla previdenza complementare di tipo contrattuale. Questo era il bisogno che veniva affrontato. E le ragioni di questo bisogno nascevano da tre considerazioni semplici. Da un cambiamento demografico importante, per cui l'innalzamento dell'età, dell'anzianità e quindi dell'età lavorativa, di un ciclo di vita nel mercato del lavoro sempre più discontinuo, non teniamo più il posto con cui siamo entrati, ma cambiamo regolarmente, e poi perché il bilancio pubblico non è in grado di reggere l'urto. Della prima gamba e quindi della pensione. Di conseguenza era necessario avviare una spinta promozionale nella nostra regione che a quel tempo aveva una partecipazione alla previdenza complementare pensionistica contrattuale sotto il 30% del 25-28%, era necessario intervenire per promuovere l'utilizzo da parte dei lavoratori di forme complementari che permettessero di avere di un più stabile valore pensionistico oppure di gestire meglio la chiusura anticipata, quindi l'uscita. Oggi, i dati dello scorso anno, la Regione Veneto raggiunge in termini di percentuale di lavoratori che accedono, dipendenti che accedono alla pensione complementare del 38%, quindi un valore
importante, che è cresciuto, che è in linea con le regioni e le province più avanzate, in particolare la provincia di Trento e di Bolzano. Faccio una considerazione però che supera l'aspetto, diciamo, pensionistico. In particolare il tema della spesa sanitaria e quindi dell'azione complementare sulla sanità, io credo che possa rappresentare il punto su cui focalizzarci il prossimo anno. Noi abbiamo una spesa sanitaria nel nostro paese di 122 miliardi, ma il dato più interessante è che sono 38 i miliardi che sono spesi, sono sostenuti privatamente dalle famiglie, dagli individui. Di questi 38 miliardi, 34 sono sostenuti praticamente cash, secondo la modalità diretta, out of the pocket. Solo l'8% transita attraverso assicurazioni e il 2,6% transita attraverso fondi e casse sanitarie. Questo ci dice che c'è uno spazio enorme di miglioramento dal punto di vista dei costi e soprattutto della dinamica con cui le famiglie possono spendere in un'ottica mutualistica, che è tutto da scoprire. Questo sarà uno dei punti su cui Veneto Welfare interverrà nel prossimo anno e pensando proprio al tema anche di questa giornata che ha a che fare con il welfare aziendale dopo l'emergenza Covid, io credo che dopo l'emergenza Covid il pezzo di welfare complementare sanitario debba essere in qualche modo messo sotto attenzione e questo sarà il compito che i miei colleghi prenderanno in mano nel prossimo anno. Ma questo significa anche continuare ad affrontare, a discutere e a trovare soluzioni e presentare casi di successo interessanti. Vi auguro buon lavoro e passo la parola al collega amico Gianni Ponti. Ciao Gianni. Grazie direttore. E quindi abbiamo l'intervento del dottor Potti su questi nuovi scenari, su questi grandi stimoli che sono venuti. Buongiorno a tutti, ringraziamento a Veneto Welfare, e saluto anch'io Tiziano Barone, ma a tutti gli intervenuti, Luca, Mirko e via di seguito. Ma due considerazioni che mi provoca quanto diceva Tiziano Barone. Il Covid l'anno scorso ha fatto avvicinare a internet qualcosa come 10 milioni di italiani. La signora di Reggio Calabria che finalmente parla con nipote che sta a Bolzano, quell'altro che ha fatto gli acquisti su Amazon. Insomma, internet è entrato maggiormente nelle nostre case e questo ha prodotto un'accelerazione a tutti i livelli. Questo ormai è acclarato. Ma questo ha colpito anche, ovviamente, ha interessato anche e soprattutto i lavoratori. E infatti il 79% dei dipendenti di imprese italiane si aspetta un ampliamento del programma di benefit aziendale. E quasi tutte le aziende, si parla del 92%, hanno cominciato a comprendere l'importanza della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e almeno 2 imprese su 3 hanno dichiarato di voler investire di più nel welfare aziendale. Cosa significa tutto questo? Che c'è stata una potente accelerazione di attenzione verso il welfare aziendale e ce ne sarà sempre di più nei prossimi anni. Quindi iniziative come quella di oggi sono assolutamente trendy, mi viene da dire. Ma a fianco a questo c'è anche la volontà legata a quanto dicevo all'inizio di utilizzare maggiormente gli strumenti digitali. Questo per creare una connessione più stretta tra l'azienda e i dipendenti e soprattutto per semplificare i processi di offerta per i dipartimenti di risorse umane delle aziende, per esempio, ma anche per dare risposte più veloci e innovative alle richieste dei lavoratori. Sempre con la dimensione umana, e concludo, perché non è la tecnologia di cui ci dobbiamo innamorare,
io ripeto sempre che la tecnologia è il mezzo, non è il fine, e questa volta ancora di più. Quindi digitale sì nelle aziende, ma sempre governato dall'uomo che sia al centro del processo aziendale, ancora di più sul tema del welfare. Quindi questa giornata arriva assolutamente in un momento strategico anche di scelte governative, di nuovi scenari politici. Credo che il Veneto debba e possa dire la propria sul tema del welfare. Buon lavoro a tutti. Grazie Presidente, grazie per l'integrazione e le visioni anche nazionali di come si sta evolvendo il fenomeno. A questo punto, rimanendo nei tempi, invertiamo un attimo la scaletta senza mancare di rispetto a nessuno perché è preaccordata e facciamo intervenire la coordinatrice di Veneto Welfare, unità operativa creata dalla Regione Veneto sotto Veneto Lavoro, che ha varie funzioni, quindi un elenco, un'attività che stiamo facendo, e passiamo subito la parola all'avvocato Silvia Cavallari. Grazie, buongiorno a tutti coloro che stanno partecipando a questo webinar. Ringrazio per l'invito gli organizzatori. Veneto Welfare, appunto, come si diceva poc'anzi, un'unità operativa di Veneto Lavoro che ha appunto il compito stabilito dalla legge regionale 2017 di gestire l'accreditamento delle forme collettive di welfare all'interno della Regione Veneto. Quindi, come voi potete ben capire, 2017 non si parlava ancora, era lontana nei pensieri l'emergenza Covid ed era ancora più lontana anche l'emergenza energetica. Però già la Regione sentì nel 2017 il bisogno di creare questa legge. E questa legge cosa fa? Va soprattutto a declinare un primo modello in Italia, e possiamo dire in Italia, di certificazione e monitoraggio delle forme di welfare. Emette, cosa fa? Emette anche a sistema, coordina tutti gli attori del sistema regionale Veneto che fanno welfare, perché il welfare si declina, welfare vuol dire tutto, vuol dire nulla, si declina in mille maniere, il welfare pubblico, il welfare aziendale, il welfare territoriale. Noi attraverso il nostro sistema di accreditamento monitoriamo e certifichiamo. Qui adesso vi racconterò in poche parole cosa facciamo. La legge ha istituito questo sistema di accreditamento. Questo sistema di accreditamento è fatto di 4 sottosezioni. La prima sezione è la previdenza complementare, la seconda sezione sono i fondi sanitari integrativi, la terza sezione gli enti bilaterali, la quarta sezione, non quarta ma non meno importante rispetto alle altre, riguarda le altre forme collettive di welfare. Ma il sistema di accreditamento è un sistema che prevede che per essere accreditati bisogna avere determinati requisiti. Io vi dico quali sono i più importanti per far capire la finalità della legge. I più importanti sono la presenza nel territorio, quindi una governance veneta, e il ritorno degli investimenti nell'economia regionale. Quindi questi devono essere i requisiti per essere accreditati al sistema delle forme collettive di welfare. A novembre 2021 noi abbiamo istituito il Comitato Tecnico di Veneto Welfare, sempre previsto dalla legge, che ha quale funzione? Ha una funzione istruttoria, valutare se coloro, gli enti, le aziende che chiedono l'iscrizione al sistema hanno i requisiti che vi ho detto poc'anzi. Si è arrivati a mettere a regime il sistema, a emanare i primi decreti di accreditamento. Posso darvi il dato che i numeri maggiori sono arrivati per la sezione 4, le altre forme di welfare, per la sezione 3 enti bilaterali. Quindi è stato fatto un decreto direttoriale di Veneto Lavoro in cui si è dato l'accreditamento a questo sistema. Quindi questa prima certificazione
in Veneto e in Italia. Cosa abbiamo fatto poi? Abbiamo all'inizio del 2022, visto che la prima sezione del sistema prevede la previdenza complementare, abbiamo fatto un bando che va a incentivare l'adesione alla previdenza complementare a fronte dei numeri che poc'anzi ha detto il direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone, quindi un bando per la previdenza complementare. Nel frattempo, rispetto a questo lavoro sulla certificazione delle forme collettive di welfare, abbiamo dato inizio, abbiamo continuato l'attività di studio di Veneto Welfare attraverso una ricerca sulla contrattazione collettiva di secondo livello e il welfare e un'altra ricerca sul welfare territoriale. Quindi un'attività che io chiamerei ordinaria ed un'attività di ricerca che consente a noi dell'unità operativa di ampliare sempre di più il lavoro della nostra unità. Io chiuderei qui l'intervento. E auguro buon lavoro a tutti. Grazie, dottoressa Cavallarin, per la testimonianza dell'operatività. Indubbiamente, vista la recente approvazione della legge regionale relativa a Veneto Welfare, ma soprattutto visti i tempi, insomma, in cui si è sviluppata, non è neanche 4 anni, questa unità operativa ha avuto un'accelerazione, uno sviluppo significativo, frutto anche di eventi, di circostanze, probabilmente anche di casi fortuiti, qualcun altro definirebbe provvidenza, però quello che è certo è che questa struttura si sta correlando bene anche con la crescita esponenziale delle adesioni. Abbiamo visto prima il direttore di Veneto Lavoro che citava come negli ultimi 5 anni, ma in modo particolare negli ultimi 10 anni, ci siano stati quasi 10 punti percentuali di crescita di adesione alla previdenza integrativa. Quindi diciamo che il fenomeno sta crescendo e sta crescendo in modo esponenziale. A questo punto, prima di passare la parola al dottor Luca Romano, mi permetto di ricordare a tutti chi sta partecipando al webinar quelle che sono le tavole previste nel pomeriggio, sono delle tavole rotonde di confronto, partono alle 14:30, finiscono intorno alle 17:45, però i temi che vengono affrontati sono almeno individuabili in quattro macro aree. Che cosa vogliono fare questi temi? Vorrebbero tentare di dare le risposte a due stimoli che sono venuti anche dagli interventi del presidente Potti, del dottor Barone e della dottoressa Cavallarin, ma che si sentono poi provenire dai tavoli nazionali e regionali, che sono: il primo, sicuramente, una delle azioni è come si può agire, cercheremo di darne risposta, per contrastare la dinamica demografica negativa del paese. Il secondo tema forte, importante, quindi lo vedremo anche sul piano imprenditoriale, per rendere più sostenibile la spesa del welfare alla luce dell'evoluzione demografica, perché ci sono due parametri, lo diceva molto bene a livello nazionale un recente convegno promosso dalla struttura Unipol Nazionale Welfare Italia, uno dei momenti più significativi di riflessione a livello nazionale, e si individuava come la sanità rischi di non reggere più dopo il 2035. Attenzione, stiamo parlando di 10 anni, 12 anni, cioè non stiamo parlando di 300 anni, perché si rischia che la spinta in termini fiscali a livello nazionale sia inferiore della richiesta di quella che è poi la capienza fiscale, la capienza di richiesta sanitaria, quindi i costi della sanità. Tenete presente che a livello regionale noi abbiamo un delta già negli ultimi 2 anni significativo, che si pensava di compensare una maggiore entrata a finire, che però in questa fase per scelte politiche non viene attuata, e quindi ci sono delle dinamiche importanti. L'altro aspetto è la demografia. Se non ci sono nuovi nati, il modello previdenziale nazionale di Stato, quindi il welfare state, non regge, non può reggere, e quindi si stanno aprendo tutte dinamiche collaterali relative alla previdenza complementare e alla sanità integrativa, che per oggi, per il modello Veneto, sono complementari e non sono in competizione con il welfare di Stato, cioè la sanità pubblica. Ecco, con questi stimoli passo al dottor Romano, a Luca, la palla per comprendere un po' dove stiamo andando. Grazie ancora per la disponibilità, dottor Romano. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Beh,
confortante che ci siano dei soggetti come questo guidato da Gianni Potti autorevolmente, che con cadenza regolare ci portano a promuovere e a monitorare l'andamento di un processo che non è per nulla scontato e sul quale io adesso introdurrò anche nel dibattito qualche elemento di preoccupazione legata anche a provvedimenti governativi recenti. Comunque muoviamo dalla situazione che si è creata per la crescita del welfare aziendale e le modalità di questa crescita con il Covid e quindi con le prospettive che sono aperte per il dopo pandemia. Che cos'è successo al welfare aziendale durante il Covid? Molto rapidamente va ricordata una ricerca che è contenuta nel quinto rapporto sul secondo welfare curato da Franca Maino, nel quale sostanzialmente gli autori del rapporto, intervistando una serie di operatori consulenti di welfare advisor sul territorio nazionale, rilevavano sostanzialmente che le aziende non avevano rallentato le pratiche di welfare aziendale durante la pandemia, che ci sono state realtà aziendali che hanno cominciato pratiche di welfare aziendale proprio per la pandemia e si sono innestati alcuni processi interessanti, tra cui l'aumento della promozione di strumenti di sanità integrativa, un processo che forse andrebbe addirittura elevato a buona pratica anche all'attenzione delle autorità politico-amministrative, per cui dovendo rendicontare nel welfare aziendale le spese relative, per esempio, alle badanti per i propri familiari o le spese per l'asilo nido per i bambini, questa esigenza di regolazione trasparente ha portato anche alcuni processi di emersione di forme di assistenza e di cura che, come sappiamo, molto spesso giacciono, no, nel limbo del grigio e dell'opaco. E questo è un elemento ovviamente da incentivare fortemente. Nella ricerca poi veniva sottolineato come il welfare aziendale nella fase della pandemia sia stato declinato anche per dare delle risposte ai bisogni creati dalla pandemia stessa e quindi ha aiutato la transizione in questa terrificante, no, esperienza che tutti abbiamo vissuto. Quali sono adesso, diciamo così, le prospettive che in parte si aprono con il ritorno alla normalità, per quanto di normale si possa dire questo periodo, e quali sono i problemi che una strategia compiuta di welfare aziendale saldata al territorio prospetta in questa situazione? Allora, un elemento di preoccupazione, soprattutto nell'ambito di chi fa pratiche di welfare aziendale, è emerso con il decreto aiuti quater che è stato approvato recentemente e che ha elevato, come sappiamo, il tetto dei fringe benefits alle aziende a 3.000 euro, perché ha seminato anche un po' di preoccupazione.
Tutti hanno capito che l'operazione è stata condotta per aiutare i lavoratori, le famiglie a pagare l'aumento delle bollette e contenere, insomma, mitigare gli effetti dell'inflazione sui panieri familiari dei consumi. Però questo provvedimento sostanzialmente, essendo una liberalizzazione quasi random a 360 gradi sulla tipologia di acquisti e di consumi legati all'innalzamento del tetto, di fatto ha allentato le maglie di quelli che erano stati l'articolo 51 e l'articolo 100 del testo unico sulle imposizioni, sulle imposte, che avevano fissato il catalogo di beni anche in modo molto dettagliato e in buona parte ricadenti sulla natura sociale di queste finalità, quindi legati all'assistenza, legati all'educazione, legati al welfare di cura, ha trasformato di fatto il welfare aziendale in una nella natura proprio di sostegno al reddito tout court, cioè oggi è molto più facile che questi 3.000 euro, anche per ragioni pratiche, vengano indirizzati su buoni carburante, su, diciamo, con una monetizzazione spinta che potrebbe in un certo qual modo stemperare quel circolo virtuoso che si è creato tra strategie di welfare aziendale e promozione di beni sociali sui territori di appartenenza delle aziende e dei lavoratori. Questo ovviamente è un problema che mettiamo lì sullo sfondo, però rischia di incidere su diciamo un paio di questioni che il welfare aziendale si trascina da tempo e che iniziative come questa possono contribuire a ricollocare correttamente in alcuni binari precisi, in particolare riguardanti il rapporto tra il paniere che rende disponibile il welfare aziendale e il rapporto con i territori e la disuguaglianza che secondo taluni sta crescendo tra le aree del paese nella quale si afferma il welfare aziendale, che come sappiamo ha una correlazione specifica con la presenza di imprese di medio-grandi dimensioni, imprese multinazionali, imprese sindacalizzate, e il resto della composizione che noi in Veneto conosciamo bene di microimprese, di imprese piccole, piccolissime, lavoro autonomo e quant'altro. Questa è una vecchia questione che rischia di approfondire, diciamo così, il cuneo e di trascurare una discreta composizione di mercato del lavoro non strutturato e quindi non beneficiario di strategie di welfare aziendale. Un'altra questione che è sempre, diciamo, fa capolino sullo sviluppo del welfare aziendale è che non si vorrebbe che, come diceva il dottor Barone, il direttore, ci fosse una sorta di contraddizione tra pubblico e privato e quindi che la seconda gamba o insomma il secondo welfare con il suo volto privatistico andasse a creare delle diciamo così sacche di incertezza rispetto
a attività che poi i livelli essenziali affidano all'operatore pubblico, all'operatore statale e all'operatore, diciamo così, della pubblica amministrazione. Ecco, questo è un tema che richiede un grande intervento, e il fatto che Fondazione Comunica e Veneto Welfare siano molto presenti su questa questione ci può aiutare per rafforzare dei percorsi nei quali chiamiamo anche, diciamo così, gli stakeholders del territorio a fare una a farsi parte attiva per fare in modo che le attività di welfare aziendale non siano circoscritte dentro le mura dell'impresa specifica, ma abbiano tre caratteristiche sempre più importanti. Una è che, appunto, almeno una parte della domanda che i lavoratori beneficiari del welfare aziendale a cui possono accedere sia legata alla produzione di beni che valorizzano risorse che sono presenti nel territorio. E questo soprattutto per le attività nobili di welfare, attività pregiate dal punto di vista dell'assistenza, cura, educazione. Un secondo elemento importante è quello di verificare la possibilità di creare delle reti tra le aziende che fanno welfare aziendale. C'è una buona pratica che vale la pena di ricordare anche in questa sede, che si chiama Well Done, che è stata attivata a Parma, che vede soggetti non diciamo di poco conto, tra imprese c'è la farmaceutica Chiesi, Parma Cotto nell'alimentare e una banca come Credit Agricole, che attraverso la costruzione di una rete condividono le strategie di welfare aziendale, e questo ha permesso, oltre al rafforzamento ovviamente dei legami con il territorio, anche di esplorare nuovi ambiti del welfare aziendale, che mi permetto di ricordare: benessere e promozione della salute, il tema della diversity e l'inclusione, e il caregiver, che è un tema sempre più sentito dai lavoratori che diventano anziani e hanno familiari molto anziani, il coinvolgimento della comunità e le attività di formazione. Quindi questo è un po' il secondo blocco che sarebbe interessante incentivare. Il terzo è l'attivazione degli enti locali, che nel Veneto presenta alcune esperienze positive. Io ho incrociato, insomma, per caso, comunque, quella di Piazzola sul Brenta, che ha fatto rete con alcuni comuni con Termini, anche il comune di San Donà di Piave ha avviato delle esperienze interessanti. Ecco, sarebbe nelle attività di ricerca, Mirko, magari approfondire se dopo il Covid ci sono altre potenzialità, no, a livello di reti, di comuni, che possono promuovere il welfare nelle aziende del loro territorio e ovviamente costruire circolo virtuoso con la produzione di beni di interesse sociale che possono soddisfare i lavoratori. Cioè lavorare sul cosiddetto welfare territoriale a filiera corta, che è diciamo una delle delle frontiere sulle quali esercitarsi, soprattutto per affrontare quel problema di non involontariamente andare a incentivare disparità sociali di accesso a queste misure.
Io direi, insomma, che sono essenzialmente questi i punti da affrontare e credo che con le misure del governo per contenere gli effetti negativi dell'inflazione e dell'innalzamento repentino delle bollette e una massiccia introduzione di incentivi a misure di welfare, una corretta governance delle strategie che riguardano la nostra regione può effettivamente, con i processi di accreditamento che sono stati avviati, che diceva Silvia, dare una forte impronta in una direzione di solidarietà orizzontale che rafforza appunto l'inclusività del nostro modello. Grazie Luca, grazie dottor Romano, anche per gli stimoli che ci permetteranno di sviluppare anche in termini di ricerca nuove prospettive. Il ruolo della Fondazione Comunica è stato un ruolo di stimolo, di investimento anche negli ultimi 2-3 anni, fin dall'inizio, insomma, ricordo i 3 anni fa quando è stata fatta per la prima volta questa iniziativa. È indubbio che 3.000 euro sono uno stipendio in più all'anno. È indubbio che su 1,5 milioni di lavoratori, circa forse di più in Veneto, è un mercato di 5 miliardi di euro. È indubbio che 5 miliardi di euro probabilmente rischiano di allontanare il welfare dal perimetro della contrattazione collettiva, spostandolo molto di più verso il mercato. Ecco, questi sono i temi che giustamente hai sottolineato e delineeranno, descriveranno una gestione delle dinamiche del welfare, non solo nella nostra regione, ma a livello nazionale, con importi così elevati, che non si limiteranno a trattare o a definire il rapporto tra impresa e lavoratore, che era ben definito e ben tutelato a vari livelli all'interno della contrattazione, ma disegneranno equilibri sociali, perché nel momento in cui parliamo di sanità, se consideriamo che un'agevolazione fiscale come questa genera sul piano regionale 5 miliardi e ci ricordiamo che a bilancio regionale le risorse disponibili tra sanità e sociosanitario, quindi sanitario e sociosanitario, sono poco meno di 8 miliardi all'anno, ci rendiamo ben conto per tutta la sanità veneta, si attesta intorno agli 8 miliardi, ci rendiamo ben conto che i valori oggi sono valori importanti. E infatti, proprio con questa logica, le tavole rotonde di oggi pomeriggio portano esperti provenienti, sì, l'abbiamo lanciato sul piano istituzionale e relazionale, ma mondo dell'università, ma soprattutto il mercato, cioè quella parte che poi si rapporterà con queste forme di agevolazione. Non è un caso che, ad esempio, uno degli enti bilaterali più importanti in Veneto, in termini almeno di origine storica, ma anche di volumi, come l'EBA, in questi giorni stia programmando una giornata, la programmerà per i primi di dicembre, proprio sulla fiscalità. E quindi che magari a una prima osservazione potrebbe essere per un ente bilaterale un elemento importante ma non strategico, ma nel momento in cui la fiscalità delinea queste dinamiche che abbiamo appena citato, non è più una fiscalità, non è più un problema tecnico, ma diventa fortemente orientativo e politico. Quindi su questo d'accordo. E anche la Regione Veneto, attraverso l'unità operativa, lo diceva prima la dottoressa Cavallarin, sta programmando un evento per il 2 di dicembre sul tema della bilateralità a grandi stazioni a Venezia, un evento che vedrà tutte le parti sociali intervenire e in quell'occasione lì
a livello regionale si tracceranno dinamiche di prospettiva sulla bilateralità, probabilmente anche di riflessioni interne importanti, e si parte anche da lì, dalla matrice dell'artigianato, perché non perché ci siano delle manie di protagonismo, semplicemente perché il mondo dell'artigianato attraverso la bilateralità è stato probabilmente uno dei primi che a livello sicuramente regionale, era il 92-93, ma anche nazionale, ha aperto le strade a questa nuova realtà, che inizialmente partiva come un equilibrio delle parti, oggi è sempre di più disponibilità finanziaria e economica anche. E tornando a chi ci sarà nel pomeriggio, lo anticipo, voi avete già il programma, ma una breve descrizione. Alle 14.30 ci incontriamo con l'Università di Padova, con la presenza della professoressa Laura Dal Corso. Lei insegna alla Facoltà di Psicologia a Padova, è responsabile scientifica anche di un master sulle risorse umane, porterà forte testimonianza di come le risorse umane vengono gestite attraverso piattaforme di welfare all'interno delle imprese. Ci sarà poi l'intervento del dottor Santolini Valentino di Secondo Welfare, realtà agganciata poi all'Università Cattolica, nella quale si definiscono, cioè, l'ipotesi è stata quella di chiedere il rapporto tra il welfare e il terzo settore. Perché il welfare e il terzo settore? Perché il terzo settore sempre di più sta facendo da cuscinetto tra il welfare state e il welfare di Stato, e la presenza di dinamiche nuove di welfare territoriale, anche come diceva prima Luca e il dottor Romano, a chilometri zero. Alle 15.30, quindi per 45 minuti, 15.30, 16.15, avremo il nuovo ruolo dell'impresa, sviluppo e innovazione. Qui si è voluto mettere assieme l'aspetto dell'economia, della finanza, definiamola così, con l'aspetto dell'economia. Quindi ci sarà la presenza di uno degli stakeholder più importanti del sistema bancario a livello nazionale, e con la presenza di Unicredit e con una testimonianza di un'azienda che sta facendo welfare territoriale, però dal punto di vista dell'impresa nel territorio, che è Innova SRL. Alle 16.15-17, quindi sempre per un po' di tempo, staremo assieme con il tema del welfare inclusivo, cioè il senso del lavoro. Qui abbiamo voluto spostare il livello, che non è più l'approccio della finanza, dell'economia e dell'impresa, ma abbiamo alzato il livello a una dimensione diversa, cioè perché si lavora oggi, per quale motivo, qual è il senso del lavoro, qual è l'attrattività, il tema perché oggi si discute tanto di attrattività di impresa e di trattenere i talenti, non solo attrarli, perché un conto è attrarli, ma dopo bisogna avere anche la capacità di trattenerli, e come il mondo del forum del terzo settore e una delle realtà più importanti in termini di somministrazione del lavoro a livello nazionale, che ha messo in piedi dei progetti che noi sentiremo con la presenza di Manpower, avremo il dottor Paolo Alfiere e il dottor Bison. Per continuare, chiudere nel pomeriggio dalle 17 alle 17.45 con stimoli nuovi, il cambiamento in atto. Avremo la presenza di una delle piattaforme più importanti a livello nazionale, forse come volumi è la più importante, con il dottor Alberto Perfumo. Ci sarà la presenza, se si riesce a staccarsi dal mondo universitario, perché è docente in LUMSA giù a Roma, il dottor Emanuele Massagli, oltre che essere presidente dell'Associazione Italiana per il Welfare Aziendale, che è quella realtà live, quella realtà che riunisce tutte le piattaforme welfare a livello nazionale. Quindi vedremo anche l'offerta di servizi, come questa nuova offerta si stia rapportando e si rapporterà anche con le opportunità nuove fiscali che stanno emergendo a livello nazionale. Chiudendo poi con un'altra esperienza aziendale, che è il dottor Paolo Zaramella, di una realtà di consulenza specifica che sta pianificando attività di welfare agganciata però alle dinamiche del passaggio generazionale nelle imprese familiari. Ecco, questo è il pacchetto che grazie alla Fondazione Comunica, in collaborazione con la Regione e Veneto Welfare, e assieme anche a una nuova realtà che si è agganciata recentemente, che è una realtà in parallelo tra l'università e l'attività privata nel benessere organizzativo, che viene definita Sigmund, e nel quale insomma si sta lavorando per cercare di tenere alta la bandiera del welfare complessivamente. Siamo perfettamente nei tempi. Ricordo a tutti i partecipanti che in questa sessione non sono state poste delle domande, perché era la parte introduttiva di saluti di carattere istituzionale. Nelle altre sessioni, dove noi abbiamo quattro tavole rotonde, è possibile
immagino attraverso la chat, poi i tecnici, diciamo, la parte di regia lo definirà se si può fare, è possibile porre delle eventuali domande in chat che poi noi replicheremo direttamente ai relatori e chi sarà presente successivamente. Quindi io voglio ringraziare ancora una volta il presidente Gianipotti per il coraggio e la forza con la propria struttura di stimolare, di mettere in piedi un'iniziativa che ormai è diventato un appuntamento. Magari auspichiamo che nel prossimo anno diventi anche un appuntamento in presenza dopo questa fase qua. Potrebbe essere anche una carovana che gira, uso questo termine che è provocatorio, in tutto, come fosse una festa del welfare in Veneto che si incontra in varie piazze. Anche questa può essere una dinamica che si può pensare e evolvere, però indubbiamente è stata messa un punto di riferimento. Ringrazio anche il dottor Luca Romano per l'intervento e per gli scenari, anche in termini provocatori, che noi abbiamo raccolto e che porteremo anche i vari relatori al pomeriggio. E colgo anche l'occasione per ringraziare il direttore, dottor Tiziano Barone, e la dottoressa Silvia Cavallarin per averci orientato e soprattutto per sostenere quella che è un'iniziativa pubblica che sul panorama nazionale, ve lo dico per esperienza personale partecipando poi a vari tavoli, è veramente una rarità. Non è un caso che poi i tavoli principali della nazionale ci stiano chiedendo anche di essere presenti come Veneto Welfare per cercare di creare quella triangolazione che oggi sembra essere, mi permetta direttore, Milano-Venezia-Roma, Roma-Milano-Venezia, questo è quello che si respira un po' a livello nazionale. Grazie ancora e se non ci sono altri interventi, siamo perfettamente sui tempi, rimandiamo tutti i nostri spettatori a oggi pomeriggio verso le 14:30. Dirci. Grazie ancora.